Questa oggi è l'isola alla moda. Qui arriva gente da tutte le parti del mondo. Molti vengono per curarsi gli acciacchi del corpo, molti quelli dello spirito. Molti vengono per svago, per riposo, per studio, per snob, per cercare ispirazione, per trovare marito o per tradirlo. Un campionario umano straordinariamente assortito e interessante che dai porti del continente ogni giorno si imbarca su dei cambi di vaporetti. Quello delle 8:25 la mattina è sempre il più affollato. Buongiorno, comandante. Buongiorno, commendatore. Come va? Bene, grazie. Buongiorno, maresciallo. Come va? Bene, grazie. Bentornati. Grazie, grazie. Metti là al deposito, io vado sopra. Ma io sono uscito, spiritualmente. No. Allora. Guarda che panorama. Spiegami. Ma che fa? Dai, forza, Furio, coraggio. Oh, oh. Guardate un po' là. Che bionda. Che c'è? Che guardate? Scusa, non vedi? Grazie. Buongiorno. Ragazzi, la conta. Dai, a me? Per te, forza, butta. Giù. 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Già, è toccato. Signore di Maria. Mai a me, mai. Fortunato. 200 lire, monsieur. Vieni. 50 lire, ma che siete pazzi? Via, 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 basta così, via, via. Tacchino. Signor, signor! Aspettate un momento. Ci vogliono spiccioli, dammi altri spiccioli, Camilla. Lo vedi che aveva ragione il dottore. Da quando siamo partiti sei ringiovanito di 10 anni. Adesso non esageriamo. Giordino, ehi, te, opla! Oh, oh. Monsieur, monsieur, prende! Qua? È l'ora della pillola. Vado a prenderti là. Sì, bravo, vai, vai. E opla! Ehi, ragazzi, via che partiamo. Che volete finire sotto l'elica? È pericoloso. Come ve lo devo dire? Per favore, non gli butti più niente, che è pericoloso. Sì. Commentato! Le 100 lire! Ma via, non hai sentito che è pericoloso? Sono un povero orfanello. Non ho né padre né madre. Butta le 100 lire. Le 100 lire. Commenta tu. Se te le do, poi te ne vai. Lo giuro a croce. Te. Bambino. Biondino. Bambino! Giordino! Dove sei? Rispondi! Giordino! Bambino! Ecco la pillola. Eh? La pillola. Cos'hai? Non ti senti bene? Niente, il mare che... Ma come il mare? Siamo partiti adesso? Beh, e la pillola? L'ho presa.
Se l'hai buttata in mare. Io? Ma che pillola, ma cosa dici? Ma che cos'hai? Niente, affari miei. Guido. Bitte, bitte. Mi scusi, subito. Bitte, via, grazie. Ich bin fertig, und du? Capirà, dopo 12 anni di matrimonio, non ci speravamo neanche più. E pensi che mia moglie è in cura soltanto da 2 mesi. E io sono andato a trovarla 2 volte sole. Perbacco! Sembra un miracolo, eppure legga. Forse questa volta ci siamo davvero. Baci, tenerezze, congratulazioni, Carla. Oddio, c'è questo forse. Però in compenso c'è questo davvero, e poi c'è congratulazioni. Ma allora non c'è dubbio. Di nuovo auguri. Grazie, grazie, professore, grazie, grazie, grazie. Se per voi c'è. E basta! Dove ieri ha? Fino a batteriamente pura, non c'è rimasto niente! E Occhialona dove sta? Eccola là, non la vedi? Ma come? Se ho visto che stavate a parlare insieme. Ero io che parlavo da sola. A un certo momento quella figlia mi fa: per favore, mi lasci perdere, sono in lutto. E che dovevo dire? La preci! Lo sapete chi c'è? Chi c'è? Occhi Pinti! Dove? Là! Sto schifo! Ma chi è Occhi Pinti? È quello che ci ha cacciati via dall'assicurazione. Ci ha messo in mezzo un vicoletto. Venite con me, che c'ho un'idea. Ma quale idea? Se lo vedo lo squarto. Mia madre ha pianto per colpa sua, capito? Ha pianto. Ci vogliamo vendicare? Magari. E allora andiamo, no? Ma dove? Lasciate fare a me. Venite. Pianto, via con me. Ma che mi importa a me d'Occhi Pinti? Indietro, prego. Grazie. Guarda mare quanto è bello, sfida tanto sentimento. Ma via, la sterilità è la sterilità, caro mio. Ci vuole altro che le acque. Sono tutte balle, tutte reclame. Ma ci sono i risultati che parlano. Lei vuol negare i risultati? Chi ha mai negato i risultati? E allora? Ma su, non faccia l'ingenuo. Non vorrà raccontarmi che non lo sa anche lei, che a far fare i bambini alle signore non sono i bagni, ma sono i bagnini. I bagnini? Ma i bagnini, i pescatori, belli, giovani e bruni, con certi muscoli e peli sul petto. Lei si basa su delle volgari barzellette. Ecco cosa sono, volgari barzellette. Ma che barzellette? Ma io mi sono documentato, caro signore. Scusi, Fronzetti. Lei che è dottore, ci dica la sua opinione. Dunque, a me risulta che esiste una specie di cooperativa demografica. Ma sì, infatti è una cosa umanitaria. A volte si può salvare un matrimonio. Dicono che esista anche un campionario di fotografie. Una signora può scegliere quello che è più somigliante a suo marito. Ne vuol vedere uno? Uno di quelli? Ecco, quello, vede? Fa figli con gli occhi neri. Ah, io credo di averla convinta, ragionieri. Ma sarà. Andiamo a prendere un caffè? Ah, oh, buona, se lei concede almeno. Ah, no. Oh, ma che hai? Ma c'è uno di là che mi guarda come se io... E c'ha ragione. E abbiamo saputo delle belle sul conto vostro, dottor Antonio. Ma che c'è? Tu non lo sai. Non lo sai nemmeno quello che hai combinato. Carla! 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 Vedi, quella è la moglie. Mica male, eh? Sì, però a me queste cose non mi piacciono. Ma come? No. Abbiamo trovato la camera! Ecco, ecco! Non so, perché non ci vuoi andare? No, non mi va. Mettila là, ecco. Ma che hai? Sei più pallido di prima. Niente. Ancora non ti passa? No. Giro dell'isola? Quanto? 3.000. Bella passeggiata panoramica? Quanto? 2.000. Ah, troppo, troppo. Portare io, portare io. E quanto, quanto? Poco, signore. No, molto, molto. Tiè. Albergo Ciacare, eh? Albergo, eh? Compris? Va bene. Ti parli francese? No, poco. Albergo piccolo, eh? Non luxo. Poco prezzo, eh? Sì, piccolo. Piccolo, pulito. Eh? Va compris? Bene. Ho capito. Vado, vado. Cercare, cercare. Andiamo.